Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale, ovviamente focus sull'emergenza sanitaria. Andiamo a Teramo in apertura perché il governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha visitato l'ospedale Mazzini, una struttura ormai sicura che presto tornerà alla normalità. Confermata la realizzazione del terzo lotto, intanto a Teramo anche oggi è zero contagi. Tania Bonnici, Castelli. Il presidente Marsiglio visita l'ospedale Mazzini di Teramo. Dopo Atri, oggi la sua attenzione per questo nosocomio dove i contagi da Covid-19 tra medici e operatori sanitari hanno raggiunto quota 100. Su questo aspetto potrebbe indagare la procura di Teramo. La situazione all'interno si è comunque normalizzata e ora questa struttura può essere ritenuta estremamente sicura. Ieri ad Atri, oggi qui a Teramo, trovo una situazione ottimale dal punto di vista della prevenzione, dei percorsi, dei controlli, dell'attività di assistenza. Devo ringraziare tutto il personale medico, sanitario e dirigenziale dell'ASL per avere in tempi brevissimi, con l'urgenza e l'emergenza in corso, ristrutturato sale operatorie, percorsi, pronto soccorso, aree di pre-triage, facendo anche opere murarie per creare le zone filtro, in ospedali di vecchia concezione con spazi costretti e limitati e quindi con le difficoltà del caso. E questo ha consentito di poter realizzare l'obiettivo che abbiamo già raggiunto più volte già nei giorni scorsi, di avere zero contagi sulla provincia di Teramo o comunque un numero limitatissimo di casi negli ultimi giorni. È una tendenza che speriamo di poter confermare e sono sicuro che se insieme ai cittadini che rispettano le regole ci saranno ancora la dovuta attenzione, soprattutto verso le situazioni sensibili come le RSA, le case di riposo, le comunità che mettono insieme tanti anziani, potremo presto insomma uscire da questo incubo e ricominciare una vita, non dico normale perché è chiaro che la nostra vita per molto tempo sarà condizionata dalla presenza di questo virus e dalle possibili ricadute, ma insomma possiamo ricominciare a guardare al futuro. Era in corso al Ministero la discussione al tavolo di rientro per l'approvazione della rete ospedaliera e sull'ospedale Mazzini c'è un importante investimento con fondi antisismici per realizzare proprio l'ospedale nuovo o ristrutturare, quello è un progetto insomma, che stiamo valutando. Sapete che c'era un project financing che è stato ritenuto una prima proposta, non è stata ritenuta congrua dall'azienda stessa. E adesso è chiaro che la nuova fisionomia delle cure porterà anche a dei ripensamenti più generali sulla sanità e sulle strutture di cui abbiamo bisogno, perché a Teramo, come in tutte le altre città capoluogo di provincia, quel nostro progetto è quello di attrezzare padiglioni o realtà nettamente distinte, separate dal resto dell'ospedale, dedicato esclusivamente alle malattie infettive e quindi al Covid. L'ultimo decreto del Premier Giuseppe Conte non apre la fase 2 e non è in linea con le indicazioni fornite nella cabina di regia coordinata dal governo. È questa la critica rivolta dall'assessore regionale Mauro Febbo ai provvedimenti presi con l'ultimo DPCM. Mi sembra che non apra affatto la fase 2, nonostante una serie di proclami che c'erano stati, nonostante si era lavorati d'accordo con il governo e soprattutto riconoscendo al governo la cabina di regia unica, si era lavorati per arrivare ad un'apertura effettiva. Era stato lo stesso governo che aveva dettato alcune date, alcune indicazioni, ci si aspettava un'apertura scaglionata. Il contenuto dell'ultimo DPCM del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non soddisfa. L'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo è critico sulle scelte del governo e chiama in ballo intanto il dietrofront sull'edilizia pubblica. Giovedì mattina ci esce la notizia che il governo invece rinvia al 4 di maggio e dopodiché invece
scopriamo che c'è stata l'apertura in attesa. Quando si apre un cantiere, non è un negozio che tiri sulla la saracinesca, entri e diciamo puoi quasi iniziare. Lì l'edilizia ha bisogno di tempi per iniziare, aveva necessità di approvvigionamento, aveva necessità di formare i propri dipendenti, quindi ha bisogno di più giorni. Invece la domenica sera sa che invece poteva aprire per oggi, per lunedì. Siamo rimasti male, malissimo. Situazione critica anche per chi opera nel comparto dei bar e della ristorazione. Prorogare per un altro mese, i bar si sa normalmente hanno dei costi fissi, la ristorazione ha dei costi fissi, penso solo agli affitti che normalmente sono affitti di migliaia di euro e non possono stare fermi tre mesi. Del turismo nessuna traccia nel decreto e l'assessore Febbo si dice pronto anche ad azioni di forza dal punto di vista legislativo, poiché l'Abruzzo non resterà a guardare. Ci si aspettava una parola per i balneatori, nessuno ci ha detto nulla, nessuno ha detto nulla, quindi veramente c'è sconcerto e l'Abruzzo non starà con le mani in mano. Noi faremo le ordinanze, ce lo bocciasse il governo se è in grado di bocciarle, perché è chiaro che noi una certa apertura la dobbiamo concedere, quindi noi faremo le ordinanze per concedere gradualmente le aperture, sempre nel rispetto dei protocolli, sempre nel rispetto della massima sicurezza, ma noi faremo sicuramente ordinanze che scavalcano questo DPCM. Poi se il governo le vorrà impugnare, le impugnasse. E proprio nel servizio che avete appena sentito, l'assessore regionale Mauro Febbo parlava di edilizia. E noi di edilizia ci occupiamo nella consueta finestra in diretta quotidiana. Ne vado da Paolo Renzetti e dai suoi ospiti, a cui do il buon pomeriggio. Buon pomeriggio Paolo. Grazie, grazie Jacopo, un buon pomeriggio a te, ovviamente ai nostri telespettatori. Siamo a Pescara e parliamo di edilizia, di cantieri, quelli che sono ripartiti pochi fino ad oggi e quelli che ripartiranno nei prossimi giorni, e lo facciamo con le massime autorità per quanto riguarda questo settore, ovvero il presidente regionale dell'ANCE Antonio Dintino. Buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito. E Rocco Verrigni, responsabile della sicurezza della Formedil Pescara. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Grazie. Allora, Presidente, facciamo subito un po' di chiarezza, perché c'è un po' di confusione, diciamo, per quanto riguarda questo decreto, per quanto proprio concerne i cantieri, la ripresa dell'attività. Quali sono ad oggi i cantieri aperti e cosa accadrà dal 4 maggio in poi? I cantieri aperti ad oggi sono ancora molto molto pochi, perché? Perché giustamente, come diceva l'assessore Febbo nel servizio precedente, si è saputo soltanto domenica sera che oggi potevano ripartire i cantieri pubblici di massima urgenza. Parlo di cantieri scolastici, parlo di cantieri di sanità pubblica, parlo di dissesto idrogeologico e di attività edile nelle carceri. Però devo anche sottolineare una cosa importante, che quelli che potevano ripartire da ieri, i cantieri dovevano essere sempre avallati con una richiesta al prefetto. Quindi quei cantieri che oggi sono aperti in questa settimana sono quelli che, con una domanda prefettizia fatta dalle imprese diciamo che avevano vinto gli appalti, potevano riaprire i cantieri. Naturalmente quello che con massima soddisfazione abbiamo apprezzato del decreto, che noi stavamo spingendo moltissimo su questa fase qua, è quella proprio di riaprire da questa settimana per poter riorganizzare i propri cantieri. Questo lo stiamo facendo, stiamo facendo formazione ai nostri dipendenti, ma poi della formazione vi parlerà il dottor Rocco Verrigni. Io dico che bisogna ripartire con l'edilizia, perché l'edilizia non è soltanto quel volano culturale, sociale, ma soprattutto è anche un valore morale per tutti i nostri dipendenti che non possono stare più a casa. Presidente, anche alla luce di quello che diceva l'assessore regionale Mauro Febbo nel servizio che abbiamo appena ascoltato, vi aspettavate di poter riaprire un po' prima?
Beh, noi diciamo che siamo stati i primi a chiedere la chiusura dei cantieri, questo lo devo dire per onestà, perché abbiamo provato a lavorare con i primi rudimentali accorgimenti contro la pandemia, ma ci siamo accorti che senza studiarlo a fondo questa cosa non potevamo proprio farli e quindi abbiamo chiesto la chiusura, ma con altrettanta forza adesso richiediamo l'apertura e il 4 ci appresteremo ad aprire perché abbiamo studiato la situazione e siamo in grado oggi di mettere in sicurezza tutta la filiera delle costruzioni. Bisognerà dunque riaprire nelle condizioni di massima sicurezza sanitaria. Allora Verini, Paolo, vogliamo un attimo fare... spiegare sì. Proprio per quanto... Fare una domanda al Presidente, se è possibile. Innanzitutto buon pomeriggio. Volevo chiederle, lei prima ha parlato della necessità, della tempistica per un cantiere di mettersi a norma rispetto ai regolamenti. Ovviamente le differenze tra cantiere e cantiere adesso non sottilizziamo, ci sono quelli più grandi, quelli meno grandi, però in media quanto tempo occorre per essere aderenti rispetto alle normative che ci saranno e che dovrete rispettare dal 4 in poi? Beh, 2-3 giorni bastano perché ci serve l'approvvigionamento dei DPI, ci serve soprattutto l'approvvigionamento e rimuovere la filiera del materiale, c'è da fare soprattutto la formazione ai dipendenti, quindi diciamo che 2-3 giorni di tempo per organizzarsi un'impresa e rimettere una partenza in sicurezza c'è sempre bisogno. Perfetto Paolo. Grazie. Allora, abbiamo ascoltato il Presidente d'Intino, allora parliamo proprio di questi dispositivi di sicurezza, Verrigni, come funzionano e se insomma c'è la garanzia di poter ripartire con la massima tranquillità sotto questo punto di vista? Sì, tutte le misure di sicurezza sono state previste da un protocollo sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020. Questo protocollo prevede una serie di misure di sicurezza, fra cui l'obbligo di informazione. Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere delle disposizioni dell'autorità sanitaria. Dovrà essere, diciamo, rilevata la temperatura corporea a chiunque entri in cantiere e qualora la temperatura dovesse essere superiore a 37,5 gradi dovrà essere impedito l'accesso in cantiere. Sono state previste procedure e modalità di accesso dei fornitori esterni, i quali dovranno stazionare sui mezzi di trasporto e ci sarà il divieto assoluto di accedere nei luoghi comuni del cantiere. I datori di lavoro dovranno prevedere delle misure di pulizia e di igiene. Quotidianamente dovranno essere sanificati ed adeguatamente igienizzate tutte le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, i veicoli aziendali, le attrezzature di lavoro e le baracche del cantiere, spogliatoi, mensa, bagni. Dovrà essere contingentato l'accesso alle baracche del cantiere e dovrà essere garantita una ventilazione continua. Ci saranno delle misure anche relative chiaramente all'obbligo di indossare, e rispondo alla sua domanda, i dispositivi di protezione individuale. Qualora non le lavorazioni impongano di dover lavorare a una distanza inferiore ad un metro, che è la distanza minima interpersonale prevista dalle autorità sanitarie, sarà obbligatorio l'utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale, quali la mascherina, i guanti, la tuta, gli occhiali di sicurezza per garantire una sicurezza il più possibile ai lavoratori. È presumibile che soprattutto nei primi giorni, nelle prime settimane ci saranno anche rigorosi controlli? Assolutamente sì, immagino che effettuino dei controlli e spero che si riesca ad attuare tutte queste misure, anche perché per fare un esempio, i dispositivi di protezione individuale non sono facilmente reperibili in commercio, quindi le imprese si trovano in pochissimo tempo a dover risolvere una criticità non da poco. Io vorrei ricoinvolgere il Presidente d'Intino e poi torneremo per chiudere con Verrigni sulla questione lavoratori, perché questa è una questione di importanza davvero rilevante. Ci sono in Abruzzo 5.000 imprese che lavorano nel campo dell'edilizia e tra lavoratori diretti ed indiretti parliamo di quasi 70.000 lavoratori. Che cosa succederà dal 4 maggio?
Cioè, ci saranno tutti questi lavoratori al lavoro oppure tra cassa integrazione e ai noi forse qualche licenziamento qualcuno resterà fuori? Io mi auguro che tutti quanti possano riprendere, naturalmente qualcuno non riprenderà perché magari l'impresa non è riuscita a dotarsi dei semplici DPI, ma durante la settimana poi sono sicuro che ce la faranno. Diciamo che le commesse c'erano, i cantieri sono stati soltanto sospesi, quindi io mi auguro che non venga licenziato nessuno. In ogni caso il DPCM recita che per i due mesi successivi non si poteva licenziare nessuno, quindi io sono sicuro che riprenderanno tutti. Le imprese sono oltre 5.000 in Abruzzo, di cui 22.000 operai diretti iscritti in cassa edile, e l'indotto si arriva quasi a 70.000 persone. Un euro investito in di PIL in edilizia ne genera 3. Ecco perché il comparto edilizia è un comparto talmente importante che deve essere e sarà da volano per l'intero paese. Ecco Presidente, io volevo fare una considerazione, siccome l'abbiamo fatto anche per altri aspetti, non ultimo anche la parte sportiva. Ovviamente è una prospettiva che nessuno si augura, ma nel caso in cui all'interno di un cantiere dovesse poi riaprirsi un contagio, un mini focolaio o quant'altro, poi che cosa potrebbe succedere? Beh, io questo mi auguro intanto di no. In ogni caso dobbiamo pensare che il 90% dei cantieri medi, nazionali, non soltanto in Abruzzo, sono composti da massimo 4-5 addetti contemporaneamente. Quindi se un operaio fa una vita sana già da casa, già nella sua vita privata, poi si reca in cantiere, sta soltanto con altre 4 maestranze, stanno a distanza l'uno dall'altro per fare ognuno le proprie mansioni e poi torna a casa, fa una vita normale anche all'interno della famiglia, diciamo che accendersi un focolaio è molto molto difficile. Se poi dovesse accadere, ahimè, vuol dire che quel cantiere magari verrà chiusa per 15 giorni, non so adesso, di preciso nessuno ci ha detto niente. Allora, prima di chiudere io vorrei ricoinvolgere per tornare a parlare della questione sicurezza sanitaria nei cantieri Rocco Verrigni. Lei diceva giustamente non è facile, non sarà facile reperire questi strumenti, questi dispositivi. C'è anche il fattore costo per le aziende, per le imprese di dover far fronte a queste spese che sono obbligatorie. Voi avete anche ascoltato i sindacati oltre che le imprese. Qual è, diciamo, la vostra opinione in merito? Penso che sia... Spero che blocchino, controllino i costi dei dispositivi che ad oggi sono arrivati alle stelle. Fra l'altro, e non parliamo solo di mascherine. Non parliamo solo di mascherine, parliamo di tute, per esempio, qualora i lavoratori o le imprese debbano effettuare operazioni di sanificazione, quindi dovranno indossare delle tute in Tyvek, dei guanti monouso, degli occhiali, tute per il rischio biologico che hanno dei costi abbastanza elevati, tute monouso, quindi... Tutte le imprese, tutte le aziende saranno in grado di poter far fronte a queste spese e poter utilizzare queste strumentazioni, questi dispositivi? Io mi auguro di sì, altrimenti la situazione è tragica. Presidente, possiamo chiudere questo collegamento anche con un appello che, insomma, come Presidente dell'ANCE lei credo voglia fare all'intero comparto che lei presiede. Solo una piccola chiosa, perché ritengo che sia molto molto importante in riferimento a quest'ultima domanda sui costi della sicurezza. I costi della sicurezza da Covid-19 sono molto molto alti. È stato riconosciuto un po' da tutto lo staff, diciamo, ministeriale e da tutte le categorie di associazione. Tant'è vero che come ANCE Abruzzo proprio questa mattina abbiamo presentato alla Regione un vademecum con tutto un lavoro fatto per quanto riguarda i costi della sicurezza, sia diretti che indiretti. La nostra regione, il governo ha fatto nell'ultimo decreto di 15 giorni fa, ha messo anche che entro massimo un mese dovevano essere approvati il nuovo prezziario con i nuovi costi. Quindi diciamo che le imprese potranno, diciamo, tra poco, appena sarà approvato il nuovo prezziario, disporre anche dei prezzi per la sicurezza.
È naturale, chiedo scusa, l'appello non è altro che l'edilizia sicuramente lavorerà in sicurezza, i controlli ci vogliono, ben vengono che vengono, però devono venire per aiutare le imprese, perché le imprese sono serie, le imprese vogliono ammettercela tutto, la risorsa dell'impresa sono le proprie maestranze e le proprie maestranze, essendo un bene importante per un'impresa, quindi saranno sicuramente tutelati. Jacopo, se ci sono altre domande, no, grazie, altrimenti grazie, possiamo, Paolo. Potremmo chiudere qui. Il... Penso che perfetto, abbiamo dato allora, grazie a voi, arrivederci. Quanto più esaustiva possibile di quello che sarà, insomma, lo scenario che già è in parte oggi e con ogni probabilità lo sarà, anzi sicuramente lo sarà a partire da lunedì 4 maggio. Grazie Paolo, grazie al Presidente Dintino, grazie a Rocco Verrini per la disponibilità e di nuovo buon pomeriggio a tutti e tre. Noi rientriamo con una notizia, tre diverse forme di aiuti per un totale di 19 milioni di euro sono previste dalla Regione Abruzzo per sostenere concretamente i comparti del turismo, del commercio e dell'istruzione per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19 attraverso un progetto di legge regionale già depositato dal primo firmatario, il consigliere Sabrina Bocchino della Lega. Il documento è stato presentato questa mattina all'Aquila, questa proposta di legge che verrà discussa adesso in commissione per approdare al voto dell'Aula nel primo Consiglio regionale utile, prevede che gli aiuti individuali a fondo perduto siano cumulabili con altri aiuti ricevuti dalla stessa impresa. Sarà la giunta regionale entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge a disporre termini e modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi previsti. E adesso vi raccontiamo una storia, come ce ne sono state tante in questa emergenza. Fulvio e Luigina, musicisti di Roseto, hanno messo in campo tutte le precauzioni per non diffondere il virus prima che queste fossero obbligatorie per legge e hanno così evitato l'esplosione di un altro focolaio abruzzese. E questa è la loro storia a lieto fine. Fulvio e Luigina sono una coppia di musicisti di Roseto degli Abruzzi. Prima ancora che il governo imponesse una quarantena così stringente, le misure spontanee di precauzione che hanno voluto adottare hanno impedito l'esplosione di un focolaio, a dimostrazione di come sia possibile autogestirsi, agendo per il bene comune e il bene proprio, senza dover necessariamente temere una multa. Fulvio si trovava in tour in Germania con dei colleghi lombardi e quando è rientrato in Abruzzo, benché non avesse sintomi, si è autoisolato. In autoquarantena, quindi sono rimasto isolato da solo, doveva essere temporanea, poi purtroppo quasi 47 giorni. La mia conoscente che poi è diventata un'amica perché è stata veramente una persona eccezionale, mi dà questo appartamento che era proprio libero e dice va bene, puoi andare lì, tanto non c'è nulla, cioè, stavo tranquilla. Era tutto tranquillo, era precauzionale, ma io ho perfetta salute. Anche perché diciamo che lui veniva da una zona non rossa, non aveva avuto contatti con persone malate, non aveva sintomi, di conseguenza nessuno se l'aspettava che potesse accadere tutto questo. Addirittura ricordo che quando lui è tornato la sera tornò con la macchina per venire a Roseto, mi salutò dal balcone e non abbiamo proprio avuto più contatti. Così Luigina ha affittato e pulito un appartamento e due non si sono nemmeno salutati. Anzi, tutte le indicazioni sulla nuova casa Fulvio le ha ricevute via WhatsApp. Primo cassetto ho messo le mutande con i calzini. Nel secondo cassetto ci stanno gli asciugamani. Pochi giorni dopo Fulvio ha accusato i sintomi e si è scoperto positivo. Dopo, insieme al mio medico di base, abbiamo richiesto il tampone. È risultato positivo, infatti. I sintomi molto forti, ce li ho avuti tutti, quelli elencati dalla TV ce li ho avuti tutti proprio. Tranne il più importante, per fortuna non ho avuto l'insufficienza respiratoria, non ho avuto complicazioni polmonari, però ho avuto tosse fortissima che mi impediva di respirare, proprio ho avuto delle crisi fortissime. Sono svenuto in piena notte, febbre a 40 per 7 giorni, non si è abbassata mai. Fulvio quindi ha affrontato la
la malattia in solitudine, mentre Luigina tentava di spiegare la situazione alla figlioletta di 4 anni. Nonostante le precauzioni, però, i due hanno dovuto subire la diffidenza della comunità. Sono girati anche dei messaggi in cui si diffondeva il loro nome e si metteva in guardia dalle attività commerciali della famiglia. E appena si è saputo in zona qui a Roseto che c'era un nuovo caso di coronavirus, è partita la caccia all'untore, la purtroppo ormai famosa caccia all'untore, tanto che cioè, sui social, proprio su Facebook, sui profili... È nato tra l'altro un messaggino su WhatsApp che non sappiamo chi sia stato a farlo. Quello si è spinto più là, qualcuno si è spinto addirittura più là, ha pensato bene di mandare un messaggio su WhatsApp. E il telefono ha iniziato a prendere fuoco perché invece che chiedermi sta bene Fulvio, mi chiedevano io sono stato lì, ma... Sono stato al negozio due giorni fa, ma già stava male, oppure cose del genere. Ma anche tanta solidarietà che ha permesso a Fulvio di sentirsi un po' meno solo. Questo ragazzo Davide consegna ogni sera una pizza, una cena, perché non è solo la pizza, proprio una cena completa alle famiglie che ne hanno bisogno. E quindi una sera mi hanno organizzato questa sorpresa con la sua complicità, sono venuti a citofonarmi e mi hanno consegnato questa pizza. È stato bello, emozionante. Davvero una bella storia, per fortuna finita bene. La tenuta del tessuto industriale e produttivo regionale, nonché la ripresa di una socialità ad oggi necessariamente negata, dipendono soprattutto dalla capacità del trasporto pubblico locale di adeguarsi alle inevitabili mutate esigenze, mettendosi al servizio e non in antitesi con le stesse. Lo affermano i sindacati regionali dei trasporti FILT, CGL, FIT, CISL, WILT, WIL e FAISA, CISAL, che ritengono imprescindibili alcuni punti nell'ambito della fase 2, che la regione Abruzzo riprenda il ruolo di ente programmatore e faccia da mediatore per il contemperamento delle diverse peculiarità. Non è infatti accettabile che tale responsabilità venga demandata nei fatti alla società regionale di trasporto TUA, peraltro dimostratasi ampiamente non all'altezza. Vengono autorizzati al trasporto pubblico delle persone solo quelle aziende che abbiano sottoscritto con le parti sociali i protocolli per la tutela della salute dei propri dipendenti. Si riprenda poi la necessaria visione di sistema del trasporto pubblico locale, andando a realizzare pienamente quell'integrazione ferro-gomma quanto mai necessaria nella prospettiva di un trasporto non più caratterizzato dai parametri orari di punta e di morbida. I sindacati apprezzano infine l'obbligatorietà dell'uso delle mascherine a bordo dei mezzi, inizialmente non prevista, fermo restando l'obbligo del distanziamento sociale definito dalle norme più generali e la non responsabilità dei lavoratori verso il rispetto delle norme di sicurezza da parte dei viaggiatori. Cambiamo argomento adesso. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha semplificato la procedura per produrre alcol denaturato utile ad ottenere i gel igienizzanti. L'alcol denaturato è uno dei prodotti maggiormente a ruba in questa emergenza e non manca chi ci specula. Su internet sono acquistabili flaconi al costo esorbitante di 20 euro al litro. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che deve autorizzare e assistere la produzione di alcol denaturato, scende in campo per semplificare e velocizzare l'iter burocratico. Questo consente agli operatori di avere rapidamente l'autorizzazione all'impiego dell'alcol etilico denaturato o denaturante speciale, che poi viene utilizzato per la produzione di igienizzanti. L'ufficio poi delle dogane di Pescara rilascia quindi velocemente le autorizzazioni, praticamente le rilascia in giornata rispetto alla richiesta degli operatori e poi provvede a mettere a disposizione con immediatezza anche il personale che deve assistere ai fini dell'accertamento la produzione poi dell'alcol etilico denaturato o denaturazione speciale. Quindi le fasi che vedono l'intervento dell'ufficio delle dogane sono la fase autorizzatoria, fortemente semplificata, e grazie alle disposizioni del direttore generale dell'agenzia, e la fase di produzione presso il produttore autorizzato dell'alcol denaturato con denaturazione speciale. Noi dobbiamo assistere ai fini dell'accertamento, perché appunto ricordo che c'è l'esenzione dall'accisa e dall'IVA sull'accisa in questo modo. Questo per permettere l'acquisto in esenzione d'imposta.
L'Abruzzo produce una grande quantità di alcol denaturato che consente di rifornire di igienizzanti enti sia pubblici che privati, sia locali che extraregionali. Dall'8 marzo ad oggi è stato autorizzato e prodotto circa 500.000 di litri di alcol denaturato, sia con denaturazione speciale che con denaturazione di euro denaturante, il cosiddetto alcol rosa, quello che si trova alla vendita al dettaglio. In Abruzzo è presente una distilleria che è autorizzata alla produzione di alcol denaturato con denaturazione e grazie a questa distilleria appunto e a tutta la semplificazione procedurale con l'impegno dell'ufficio si riesce quindi a produrre questa grande quantità. Una donazione per la terapia intensiva all'ospedale Salvatore dell'Aquila arriva dall'Ordine degli Ingegneri della provincia aquilana. L'Ordine non dimentica neanche la protezione civile. Un sostegno fattivo alla lotta al coronavirus arriva dall'Ordine degli Ingegneri della provincia dell'Aquila. Il Consiglio dell'Ordine ha infatti deliberato una donazione di 5.000 euro alla protezione civile per l'impegno di chi è stato sempre vicino al territorio. E poi ancora 20.000 euro donati alla ASL dell'Aquila Avezzano Sulmona per la ristrutturazione e l'ampliamento di terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore. L'importo in donazione è stato impegnato dai capitoli di spesa in bilancio destinati inizialmente alle iniziative di rappresentanza sportive dell'Ordine degli Ingegneri che quest'anno saranno necessariamente ridotte. Convinti che il valore di ognuno si evidenzi in ciò che è capace di donare. Questo è il pensiero dell'intero Consiglio dell'Ordine che si stringe vicino a coloro i quali hanno sofferto perdite umane e agli operatori sanitari che ogni giorno sono impegnati in prima persona contro questa pandemia. Come sottolinea il presidente dell'Ordine, Pierluigi De Amicis. Abbiamo sentito la necessità quasi di dover partecipare, di dover dare un contributo per una ripresa, per un ammodernamento, per far tornare un fiore all'occhiello quello che è il reparto di terapia intensiva dell'ospedale della provincia dell'Aquila. Questo è sul territorio per dare un impulso che possa essere punto di riferimento per la provincia, ma non solo per la provincia, perché riteniamo che in questo momento, anche se stiamo per fortuna uscendo dal periodo più drammatico, però avere un punto di riferimento, un fiore all'occhiello e possa essere terapia intensiva è importante anche per il prosieguo, per il futuro. Poi abbiamo fatto un altro ragionamento, perché 11 anni fa abbiamo avuto bisogno di aiuto, lo Stato è stato vicino, lo Stato ha risposto alle necessità della popolazione aquilana, anche dei noi professionisti, sì, è intervenuti dal punto di forza. Abbiamo sentito proprio la necessità morale di dover in qualche modo, come se fosse un riconoscimento per quello che gli aiuti ci sono stati dati anni fa, di dare qualcosa anche a livello nazionale. E quale migliore destinatario dei nostri pensieri, dei nostri sforzi, anche se piccoli, quello che possiamo fare in un nostro piccolo? Abbiamo destinato una piccola risorsa, 5.000 euro, anche alla protezione civile nazionale, che insieme ai 20.000 euro donati all'ASL 01 dell'Avezzano Sulmona L'Aquila per la ristrutturazione dell'ospedale del reparto di terapia intensiva vogliono essere una dimostrazione della presenza dell'Ordine Ingegneri della provincia dell'Aquila anche in questo momento tremendo, e speriamo di uscirne più presto. Suggerire interventi normativi per implementare le economie di scala è uno degli obiettivi del gruppo Giovani di Valore Impresa, del quale è diventato coordinatore nazionale Manuel Pantalone. Manuel Pantalone è il nuovo coordinatore nazionale dei Giovani di Valore Impresa, cotitolare della Archis SRL, azienda leader in Italia nel settore dei componenti medicali, molto attiva soprattutto in questa fase molto difficile per il paese con forniture a esercito e ASL. Pantalone commenta così la sua nomina e mission. È un compito nobilitante ma al contempo di grande responsabilità che porterò avanti profondendo il massimo impegno in un momento assai delicato per l'economia del nostro paese e per la piccola e media impresa, momento chiaramente causato da questa tremenda emergenza che stiamo vivendo. E dei giovani imprenditori che a mio avviso si dovrà ripartire attraverso la formulazione di proposte concrete da sottoporre al legislatore. Proposte che tengano in grande considerazione le esigenze del 98% del prodotto interno lordo dell'Italia, che appunto questo 98% è costituito dalla piccola e media impresa.
Il gruppo nazionale dei giovani imprenditori del network Valore Impresa è la rappresentanza dei volti giovani del network. La base associativa del gruppo è infatti costituita dagli imprenditori under 45. Il network Valore Impresa incarna un nuovo modello di rappresentanza degli interessi rivolto alle piccole e medie imprese italiane. Un'innovazione di pensiero che rafforza il rapporto tra sistema di impresa e sistema professionale, quale alleanza strategica per determinare un sempre maggior consolidamento dell'economia reale italiana. La nostra mission è quella di creare beneficio per l'impresa aderente al network, sostenendo le economie di scala, individuando e proponendo interventi normativi a sostegno del tessuto economico e imprenditoriale del nostro paese. Siamo presenti in tutte le regioni italiane e riuniamo le varie categorie appartenenti ai diversi settori dell'industria e del mondo delle professioni. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete appena visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.